Oggi è un anno che vivo in camper. Sono soddisfatto di questa scelta. Sì, senza nemmeno starci a pensare. Ad oggi non mi è mai capitato di pentirmi della scelta fatta e se tornassi indietro la rifarei nuovamente. Vivere in camper per me è uno dei tasselli messi in atto per cambiare percorso, ovvero il mio folle piano per cercare di lavorare un po' meno e avere più tempo libero da dedicare a me stesso. Cosa c'entra vivere in camper con questo argomento? Beh, semplicemente lavorando meno io guadagno un po' meno. Vivere in camper mi permette di risparmiare tutti quei soldi che fino all'anno scorso io spendevo in affitto, bollette e manutenzione della casa. Dopo un anno posso dirvi che sì, questo piano sta funzionando, si può fare, ma attenzione, bisogna studiarlo bene perché non è banale da mettere in atto. Posso dirvi che nell'ultimo anno ho viaggiato per circa 4 mesi e oggi vi sto parlando da un bosco in Norvegia dove mi trovo per un viaggio iniziato un mese fa e che finirà probabilmente tra 3 o 4 mesi. Tutti questi mesi in viaggio... Arca puttana! Le mosche non pungono. Tutti questi... Tutti questi mesi in viaggio per me non erano fattibili fino all'anno scorso perché non sarei riuscito a sostenere sia le spese di viaggio che le spese di manutenzione della casa ferma in Italia a far niente. Chi segue il mio canale sa che la mia vita in camper prevede un alternarsi di periodi di vita in viaggio, come questo ad esempio, a periodi di vita stanziale. E proprio nei periodi di vita stanziale vengono fuori i primi problemi di questa scelta. Io posso dirvi che viaggiare per tutti questi mesi all'anno è una figata, sì, è vero. Posso dirvi che anche nei periodi di vita stanziale ho più tempo libero da dedicare a me stesso, ed è vero. E tutto questo giova alla qualità della mia vita, quindi sono felice di tutto questo. Ma quando si vive stanziali si è portati a confrontare la vita con quella che si faceva prima in casa. E vi posso dire che la casa è nettamente più comoda di un camper. Non ci sono dubbi su questo. C'è molto più spazio, è tutto meglio organizzato ed è tutto più facile. Vi faccio qualche brevissimo esempio. Ogni settimana io devo andare a fare il bucato in lavanderia a gettoni. Devo quindi tirare su la mia borsa, spendere almeno 10 euro se mi va bene e iniziare a litigare con qualche massaia attempata che non fa altro che occupare tutte le asciugatrici tenendosele per sé. Un altro esempio può essere la mancanza di spazio, questo è proprio lampante, in 8 metri quadri ho tutta casa. Io mi adatto abbastanza facilmente e comunque ci riesco a vivere, però non nego che avere un po' più di spazio non mi farebbe proprio schifo. Ad esempio io faccio un po' di esercizi in autonomia e all'interno del camper si è piuttosto limitati. Non mi venite a dire di farli fuori dal camper, lo so anch'io, ma non è sempre fattibile, perché se fuori piove o fa freddo mette piuttosto male, o se sono in parcheggio in mezzo alle macchine non è che posso uscire e mettermi a fare un kata sul cofano di una uno a fianco a me, quindi insomma. Una uno, ma quanto sono vecchio? Vabbè. Una uno, vabbè. Che scandalo. Vabbè, diciamo un appunto, che magari se qualche giovane non sa nemmeno cosa sia una uno. Ultimo esempio potrebbe essere il carico e scarico delle acque. Ogni 3 giorni mediamente devo farlo, non importa se piove, se fa freddo, se io sono stato fuori tutto il giorno, devo comunque farlo. In casa a me basta schiacciare un pomello, ecco fatto che scarico il cesso e tanti saluti. Insomma, chiudiamo un po' sto pippone. Sono contento della scelta fatta? Sì. La consiglierei come scelta di vita? Io posso dirvi di sì, però attenzione. 1. Dovete studiarla molto bene perché non è banale. 2. Dovete anche aver già passato del tempo su un camper per sapere a cosa andate incontro. Non è un passaggio semplice. Io viaggiavo già in camper da un po' di anni e comunque ho avuto bisogno di qualche mese per assestarmi sulla vita quotidiana in camper. Nel mio futuro continuo a vedere la vita in camper? Ecco, anche qua c'è qualche punto interrogativo. Nel mio futuro continuo a vedere il mio cambio di percorso, o almeno spero di riuscire a vederlo. Ma la vita strettamente in camper non lo so per quanto durerà. Al momento non mi sono dato date di scadenza, sto continuando a vivere in camper e continuerò a vivere in camper. Potrei passarci sopra ancora qualche anno, magari qualche mese, chi lo sa di come evolveranno le cose. Però non vedo la vita in camper come una scelta che porterò avanti per magari 10 anni. Penso di meno. Questo perché in realtà per il futuro ho qualche idea già da tempo che sto cercando un po' di mettere a fuoco per trovare il modo di metterla in pratica. Ma di questo ne parleremo in un video dedicato che farò prossimamente.
Se avesse delle domande sulla vita in camper, scrivetemelo qua sotto, e soprattutto se avesse dei dubbi su quelli che sono un po' i lati negativi di cui difficilmente si parla online, scrivetelo qua sotto, perché io sono una persona abbastanza concreta e vi risponderò schiettamente. Non vi resta che mettere un like al video se vi è piaciuto, iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!